Ciao Vivians! Halloween si avvicina e come non parlare dell'epoca vittoriana in questo periodo? So che vi avevo annunciato un video sullo spiritismo o sulle foto post-mortem, ma prima vorrei parlarvi di un altro argomento interessante. In epoca vittoriana la morte e l'aldilà erano temi molto sentiti, che affascinavano e spaventavano i vittoriani, tanto che molti soffrivano di tafofobia, la paura di essere sepolti vivi. Temevano infatti che i medici potessero dichiararli erroneamente morti, quando in verità erano solo in coma, e che potessero risvegliarsi sottoterra. Questa paura non era del tutto ingiustificata. Ebbe origine già nel Settecento, quando malattie come la peste, il colera e il vaiolo dilagavano e la gente veniva seppellita in fretta. Inoltre, i metodi per capire se una persona era veramente morta non erano ancora affidabili come oggi. Fino alla metà del 1850, i metodi per accertarsi se una persona era morta o meno, oltre alla mancanza di battito o di respiro, erano rompergli le ossa delle dita, pungerli con degli spilloni ai piedi, far loro clisteri di fumo e avvicinare alla loro pelle oggetti bollenti, versare aceto e sale o urina calda nella bocca, mettere insetti nelle orecchie o tagliuzzare le piante dei piedi. Nonostante questi accorgimenti, capitava di seppellire qualcuno ancora vivo. Nel 1896, un impresario di pompe funebri americano riportò che quasi il 2% delle persone riesumate erano senza dubbio vittima di uno stato di morte apparente. I predatori di tombe riportavano di aver trovato cadaveri in posizioni contorte e espressioni terrificanti. Ci sono stati casi di donne che hanno partorito nella tomba, persone che si sono dimenate fino a rompersi le dita o a incidere il legno della bara, o che hanno lasciato brevi messaggi scritti. Le leggende metropolitane e la letteratura nutrirono ancora di più questa paura. Edgar Allan Poe era affetto da tafofobia e riportò questa sua paura nei suoi racconti del terrore, come La sepoltura prematura, La caduta della casa degli Usher e Il barile di Amontillado. Alla fine di questo video vi racconterò una leggenda legata alle sepolture precoci, la leggenda di Bloody Mary. Per scongiurare questa paura, fin dal XVIII secolo furono realizzate in tutto il mondo delle bare di sicurezza, che prevedevano aperture dall'interno e molto spesso sistemi di comunicazione con l'esterno, nel caso in cui il morto apparente si fosse svegliato. Spesso le casse erano dotate di martelli, picconi e pale, cibo e acqua. Infine c'erano bare al cui interno venivano lasciati veleni o armi, coltelli o pistole, per assicurare alla persona una morte più veloce nel caso non fosse riuscita ad attirare l'attenzione. Alcuni di questi sistemi tralasciavano però la cosa più importante, un modo per far entrare l'aria. Le prime bare di sicurezza. Robert Robinson morì a Manchester nel 1791. Nella sua bara era stata inserita una lastra di vetro mobile e il mausoleo aveva una porta a scopo di ispezione da parte di un guardiano che doveva controllare se respirava sul vetro. Non soddisfatto, incaricò pure i suoi parenti di visitare la sua tomba periodicamente per verificare che fosse ancora morto. Il duca Ferdinando di Brunswick nel 1792 venne messo in una bara che aveva una finestra per consentire la luce, un tubo dell'aria per fornire aria fresca e invece di avere il coperchio inchiodato aveva una serratura montata. In una speciale tasca del suo sudario aveva due chiavi, una per il coperchio della bara e un secondo per la porta della tomba. Se sei vivo, suona le campane. Pessler, un prete tedesco, suggerì nel 1798 di collegare una corda dall'interno delle bare alle campane della chiesa. Al suo risveglio il non morto avrebbe potuto suonarle. Un sistema simile fu adottato nel 1850 da George Bateson, che inventò il famoso campanario di Bateson. L'uomo si suicidò nel 1886 a causa del suo terrore per la morte e il sotterramento prematuro. Si irrorò con olio di lino e si diede fuoco, preferendo una cremazione prematura al rischio di essere sepolto vivo. I morti puzzano. Un altro metodo per capire se una persona era veramente defunta fu ideato da un collega di Pessler, il pastore Beck, che suggerì di dotare le bare di un piccolo tubo da cui il sacerdote avrebbe potuto controllare l'odore in uscita dalla bara. Se puzzava, nessun problema, il morto era in decomposizione, se invece non c'era cattivo odore, Houston, abbiamo un problema. Il campanello.
Nel 1829 venne progettato il sistema più semplice di allarme. Alle mani, ai piedi e alla testa del cadavere venivano legate delle corde collegate ad un campanello situato in superficie che avrebbe allertato il guardiano notturno del cimitero. Un alloggiamento attorno alla campana fuori terra impediva che squillasse accidentalmente. C'erano però degli inconvenienti. Il campanello rischiava di essere bloccato dalla terra, dai detriti. La sua presenza poteva causare problemi alla bara, che in caso di forti piogge poteva riempirsi d'acqua. In seguito fu progettato un miglioramento con un alloggio che impedisse all'acqua piovana di scorrere lungo il tubo, con una rete che bloccasse l'accesso agli insetti, al terriccio e ai detriti. Se la campana suonava, il guardiano doveva inserire un secondo tubo e pompare aria nella bara con un soffietto, per permettere all'occupante di sopravvivere finché la bara non fosse stata dissotterrata. I sistemi che utilizzavano corde legate al corpo soffrivano di uno svantaggio. I naturali processi di decadimento spesso causavano il rigonfiamento e lo spostamento del corpo, facendo suonare la campanella. Chissà quanti disseppellimenti inutili causarono. Il sepolto vivo volontario. Il dottor Adolf Goodsmuth decise di farsi seppellire vivo, non una, ma più volte, per dimostrare la sicurezza della sua Safety Coffin, un progetto del 1822. L'inventore rimase per qualche ora sottoterra e mangiò anche un piatto di zuppa, marzapane, crauti, birra e dessert. Il pranzo gli fu consegnato attraverso il tubo di alimentazione della bara. Le camere mortuarie portatili. Negli anni 20 del 1800 venivano usate in Germania le camere mortuarie portatili. Le camere erano costruite su delle tombe vuote e dotate di campana per la segnalazione e una finestra per vedere il corpo. Un custode controllava ogni giorno i segni di vita o la decomposizione in ciascuna delle camere. Se la campana fosse suonata, il corpo poteva essere rimosso immediatamente, ma se il guardiano avesse rilevato segni di putrefazione, veniva aperta una porta nel pavimento della camera e il corpo cadeva direttamente nella tomba. Un pannello poteva quindi scorrere per coprire la bara e trasformarla in una tomba, mentre il dispositivo poteva essere riutilizzato. Sorpresa, sono vivo! Questo meccanismo del 1843 consisteva in un sistema di molle e leve che automaticamente permettevano l'apertura istantanea del coperchio della bara mediante il minimo movimento di una mano o della testa. Era efficace finché il corpo non veniva sepolto. La bara a tenuta stagna. Nel 1848 Almon Fiske brevettò la Fiske Mummy. Questa bara preservava il cadavere in una teca di ghisa, adatta per il trasporto o per ritardi della sepoltura, e evitava anche di diffondere morbi durante le epidemie o nei cimiteri sovraffollati. Quest'ultimo era un problema molto diffuso nelle grandi città, dove i cimiteri avevano assunto dimensioni impressionanti e si effettuavano persino sepolture a strati nello stesso terreno, causando gravi disguidi igienici. Questa bara di metallo non solo era tenuta stagna, ma poteva anche essere riempita di altri gas che fermassero o rallentassero la decomposizione. In un sarcofago pieno di azoto certamente non ci si sarebbe svegliati più. Questo ingegnoso sistema non ebbe però successo perché alcune persone pensavano che il modello di bara con i suoi contorni umani fosse inquietante. Se sei vivo, usa la scala. Questa invenzione del 1868 prevedeva un pozzetto quadrato sul coperchio della bara all'altezza del viso. Il suddetto pozzetto conteneva una scala a pioli ed una corda, un'estremità della quale legata alla mano della persona sotterrata, mentre l'altra era collegata ad una campanella situata all'esterno. In questo modo una persona sepolta ancora in vita poteva uscire dalla bara e dalla tomba servendosi della scaletta e nel caso non fosse stato in grado poteva suonare la campanella dando in tal modo l'allarme. Dopo un certo periodo di tempo il tubo veniva ritirato, la porta scorrevole chiusa e il pozzetto e il tubo venivano riutilizzati. Il periscopio. Nel 1882 inventarono un sistema pneumatico simile al periscopio di un sommergibile, che permetteva di osservare la presenza di un qualsiasi segno di vita all'interno della bara. Costituito da un rudimentale manubrio posto tra le mani del cadavere e da una parte esterna formata da un puntatore e da tacche numerate su di un vetro, il tutto era chiuso in un contenitore. Se il defunto avesse mosso il periscopio, il puntatore si sarebbe spostato sulle tacche numerate. La Carniz. Il conte Carniz Carnicki, ciambellano dello zar di Russia, rimase turbato da un evento spaventoso. Assistette al risveglio di una ragazza mentre veniva sepolta.
La giovane ragazza belga si era risvegliata dallo stato di trance mentre la fossa veniva riempita di terra e si mise a urlare. Il conte inventò così un dispositivo, chiamato la Carnis, che consisteva in una sfera di vetro collegata ad una molla posizionata sul petto del defunto, che era a sua volta collegata ad un box esterno. Il minimo movimento del torace induceva lo scatto della molla, provocando l'apertura automatica del coperchio del box esterno, permettendo l'afflusso di aria e di luce e l'attivazione di una bandiera di soccorso, oltre all'accensione di una luce e di un forte campanello per attirare l'attenzione. Si racconta che nei suoi numerosi viaggi per pubblicizzare la bara, il conte Carnis approdò anche a Milano e che un tale Faroppa Lorenzo, di 78 anni, si offrì volontariamente facendosi seppellire in questa bara di lusso dal 17 dicembre 1898 fino al 26 dicembre dello stesso anno e quando ritornò in superficie si lamentò solo per l'odore e riscosse molta popolarità, ma l'invenzione ebbe vita breve, in quanto in un successivo collaudo all'estero, un assistente di Carnis rischiò di restare sepolto vivo per il difettoso funzionamento di alcuni meccanismi di segnalamento. Fortunatamente il tubo di respirazione era attivo e l'assistente fu estratto vivo e illeso, ma la reputazione del Carnis fu danneggiata irreparabilmente. Le cliniche per i morti. Invece di seppellire i corpi, le cliniche per i morti offrivano camere mortuarie in cui si poteva lasciare il caro estinto fino a essere del tutto sicuri che fosse morto. Quando iniziava la decomposizione in modo evidente, si poteva procedere col funerale. Altre bare di sicurezza furono inventate sul finire dell'Ottocento. Alcune prevedevano di rompere un vetro con la testa, facendo rumore e permettendo all'aria di entrare, ma non era il massimo, visto che si finiva con il viso coperto di vetri. Nel 1900 aggiunsero anche un trasmettitore di codice Morse collegato alla cassa del sagrestano del cimitero o alla stazione di polizia. Una bara di sicurezza che è ancora possibile ammirare è la tomba del dottore americano Timothy Clark Smith, nel Vermont. La struttura lascia la testa del morto rivolta verso l'esterno, con il viso posto dietro ad un vetro, in modo tale che il sepolto poteva guardare fuori dalla tomba e avvisare i passanti di essere ancora vivo. Oggi l'unica cosa visibile è buio e condensa. La maggior parte di questi modelli presentavano evidenti difetti, tanto che era improbabile funzionassero. Non si ha comunque notizia di nessuno che sia stato salvato da una bara di sicurezza. C'è da dire che ormai la medicina è in grado di verificare con sicurezza il decesso. Nonostante tutto, la paura di essere seppelliti vivi non è ancora scomparsa. Non molto tempo fa, nel 1995, il nostro connazionale Fabrizio Caselli brevettò la più moderna bara di sicurezza, con il nome di Morte Serena. La bara è dotata di un allarme, un sistema di interfono, una torcia elettrica, un apparecchio di respirazione a ossigeno, uno stimolatore cardiaco e un sistema di monitoraggio dei battiti del cuore. Ma è giunto il momento della leggenda di Blair.